sono tre vetture di Mac Performance nei confronti di quella che è l'unica frigiata di colori Sabet eSport. E adesso bandiera verde perché parte la settima ultima gara di Misano con un colpo di scena clamoroso, e questo è quello che assolutamente non ci auguravamo, totalmente l'opposto. Piede sull'acceleratore, riparte Mark Halber, riparte la corsa a Misano al giro numero 5, sono trascorsi praticamente 10 minuti. Davanti, quindi sorpasso completato per Belziti nei confronti di Italin. Zaghi è lontano, vediamo se si tuffa all'interno, lo fa, sceglie il corridoio più stretto, sfiora la Ferrari che rimane però davanti. Che difesa strenua da parte di Riccardo Italin di EDX Racing eSport. Cercando di recuperare il più tempo possibile Alessio. Che serata sfortunata, ma che cuore, che determinazione, che passione e che serietà. Zaghi è passato davanti a Talin in un modo poco ortodosso. È il Zaghi davanti a Azzolari e questo purtroppo ci priva di una battaglia a fine gara, temo, perché Azzolari non penso che abbia lo stesso passo di Zaghi. Fianco a fianco, porta contro porta, e non si scansa imputato, rimane lì, grande difesa, strenua da parte della Ferrari, da parte del pilota di ATS Corsa eSport Team. E adesso la vittoria Misano Adriatico, che è la sua quinta in stagione ed è quella che gli conferma la vittoria della Coppa Italia Assi Sport Gran Turismo 2024. Mac Performance si impone con Mark Halber, l'inglese,